Ciao a tutti ragazzi, sono in un locale qua a Taormina, posto meraviglioso, perché sta diventando cupo il cielo, però non potevo lasciarvi senza nulla detto sul mercato, insomma le cose vanno avanti anche senza che il signor Colpo Gobbo faccia video, quindi parliamo un po' di mercato, parliamo un po' della situazione. Ragazzuoli, io prima di iniziare ovviamente vi invito sempre a iscrivervi al canale, questo Colpo Gobbo on the road lo continuerete a vedere, ma spero più in trasferta anche durante la stagione, in modo da vivere e gustare veramente questi momenti di calcio. Allora, oggi sono di rientro già, stasera sarà a Vercelli, e ne approfitto per fare ancora gli auguri al buon Vince, matrimonio meraviglioso ieri a Villa Era a Milazzo, posto stupendo, stupendo, mangiato divinamente. E niente, torniamo a noi. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché ne vedremo delle belle. Cliccate sulla campanella delle notifiche, è importante, in modo da rimanere sempre sul pezzo, aggiornati. E vi invito a scaricare la OneFootball e occhio, perché domani su OneFootball, come partnership, ragazzi, stanno organizzando delle cose in grande per voi. Biglietti dello stadio da vincere, magliette autografate. Scaricate l'app intanto, trovate il link in descrizione. Allora, torniamo a noi, parliamo di mercato. A quanto pare la Juve ha trovato l'intesa per Kostic. Kostic quindi già nella giornata di oggi, nella serata di oggi dovrebbe arrivare a Torino. Un affare che si chiude su cifre abbastanza ragionevoli, intorno ai 17 milioni bonus compresi. È un giocatore che prenderà abbastanza poco, 2,7 milioni per intenderci meno di Lugani. Giusto per avere un'idea chiara di come la Juventus deve riallineare gli ingaggi in base a quello che è l'effettivo valore dei calciatori. Oltretutto usufruiremo del decreto crescita che non guasta e andremo a risparmiare ulteriormente. Kostic, l'uomo degli assist, il crossing player per eccellenza, un giocatore che butta dentro l'area di rigore decine e decine di cross a partita, probabilmente quello che manca a Vlahovic, il rifornitore di palloni interessanti da poter buttare dentro, perché Di Maria sì, lo fa l'assist eccetera, però è uno che punta anche tanto a finalizzare, è uno che punta tanto a ricamare il gioco, però cerca sempre di più la finalizzazione che l'assistenza al compagno. Quindi Kostic da questo punto di vista è qualcosa che serve sicuramente come il pane alla Juventus. Poi oltretutto, per l'ingaggio che è, per il giocatore che è un giocatore che sicuramente accetta di buon grado il ruolo di coprimario, scusate c'è una signora dentro, di coprimario con Kiko Chiesa, cioè Kiko Chiesa sarà il titolare una volta che tornerà. Poi servirà del tempo per rientrare in quella che è la routine quotidiana del calciatore, essere al 100% eccetera. Però intanto abbiamo una certezza che Kostic è un giocatore integro fisicamente, un giocatore da oltre 10 assist a stagione, l'anno scorso ne ha fatto veramente tanto, è stato il terzo giocatore a fare più assist in Europa, quindi dal punto di vista statistico, se dobbiamo prendere le statistiche, è un giocatore, è un acquisto azzeccato. Io ve l'ho detto, su Kostic bisognava anche chiudere la prima probabilmente, perché l'avremmo inserito meglio in certi meccanismi. Ora, noi abbiamo preso Kostic. Il gioco non si può comprare, però, e io voglio tanto da Allegri, perché ragazzi, io l'anno scorso ho dato tante attenuanti, va bene, c'erano gli uomini eccetera eccetera eccetera, però quest'anno pochi cazzi, la rosa magari non è completa, però il tasso tecnico si è alzato, perché con Di Maria, Pogba, Kostic eccetera, hai una squadra sicuramente più tecnica, che deve fare meglio dell'anno scorso. Io voglio vedere una Juve che sta lì a giocarsela, poi se gli altri sono più bravi facciamo i complimenti, ma io non voglio vedere una Juve che a marzo è fuori da tutto con prestazioni penose e partite giocate di merda. È proprio la cosa che non voglio vedere, per cui anche l'acquisto di Kostic leva degli alibi ad Allegri. Ragazzi, non è questione di... Io guardate che sono uno che non ha mai odiato Allegri dal principio, lo sapete. Venivo tacciato di essere allegriano e forse lo ero nei primi 5 anni, nella prima esperienza, perché l'ho difeso. Ho difeso il suo lavoro e diciamo anche che la Juventus comunque aveva smarrito un po' di tecnica qua e là con delle cessioni volte al mercato delle plusvalenze, eccetera, eccetera. Ora, che la Juve ha secondo me innalzato un po' il tasso tecnico della squadra, non ha più scuse ragazzi,
Cioè, non ha più scuse, io non voglio sentire cose, ma sempre congiunzioni astrali. Cioè, adesso quest'anno lui deve migliorare, perché se giochiamo come con l'Atletico, ragazzi, facciamo cacare, ed è una banalità da dire. Però sicuramente quella partita a me ha destato parecchia preoccupazione, ma tanta, tanta, tanta. E quindi è una cosa che io voglio sicuramente evitare, ragazzi. Voglio sicuramente evitare. Vedere quella Juve là, giocare di merda, giocare senza costrutto, senza contenuti, improvvisare in certe situazioni, giocatori che con determinate caratteristiche vengono sfruttati in altra maniera. Io è una cosa che non voglio più vedere. Non voglio più vedere Vlahovic che mi fa il fulcro del gioco là davanti. Io voglio vedere un Vlahovic che mi punta la porta, che va in verticale, che mi crea lo spazio e fa altre cose, che sa fare, non il fulcro del gioco. Sono tanti i problemi che abbiamo. E ripeto, l'acquisto di Kostic va a togliere altri alibi ad Allegri. Mi aspetto tanto da questa stagione da lui, eh. E io, ragazzi, comunque non pensavo facesse così schifo la Juve dall'anno scorso a quest'anno. Cioè, nel senso, l'anno scorso abbiamo fatto cagare, però mi aspettavo un segno di discontinuità già nel precampionato con qualche cosa di decente. Qualcosa di decente l'abbiamo visto a Barcellona, però sembra quasi ormai un episodio sporadico, non un qualcosa di costruito, non un qualcosa, non una base su cui ripartire. Zero di zero. Zero. E quindi io vi dico che quest'anno Allegri deve dimostrare, perché per me non ci sono più alibi, non c'è alibi che tenga. Voglio vedere una Juve che macina gioco, che crea qualcosa, che può perdere anche determinate partite, ma con le idee, con i contenuti in campo, con delle cose che magari non sono andate bene, però io vi dico una cosa, se c'è il contenuto, poi il miglioramento della rosa avviene di conseguenza. Guardate Klopp, il primo anno ha avuto delle difficoltà, ma ha impostato la squadra con una certa visione. Poi quella squadra non ha funzionato e si è intervenuto sul mercato prendendo giocatori funzionali a quel tipo di idea. Ripeto, bene l'arrivo di Kostic, sono contento, vivremo insieme anche questo arrivo, insomma, alla Juventus. Adesso vediamo come la Juventus completerà la rosa. Completerà la rosa forse un parolone, perché il terzino sinistro a mio parere non arriverà. Se non parte Rugani, il difensore centrale non arriverà, e dietro secondo me siamo dei ballerini totali, ballerini totali in balia di questi giocatori qua. Ho il terrore veramente io dalla fascia sinistra, lasciamo stare. E poi vediamo chi sarà sto benedetto Vicevlovic, perché a quanto pare Ken, che non ha giocato con l'Atletico per motivi disciplinari, è in dubbio la sua permanenza alla Juventus, e a quel punto la Juventus potrebbe intervenire sul mercato magari con un Memphis Depay o con un'altra occasione simile. C'è anche Arnautovic, non lo so che cosa succederà. A proposito, se parterà Rabiot, arriva anche Paredes. Io su Paredes mi sono già espresso, un giocatore che non mi convince deve convincere, perché secondo me bravo a livello individuale, ma fisicamente è fragile come il tonno, lo spizzico il grissino così, quindi speriamo bene. Detto questo, signori, noi ci vediamo più tardi, magari stasera non so se farò live, sarò distrutto, avrò bisogno anche di riposare, però domani si riparte alla grande col video mattutino e con tutto l'ambaravano. Voi iscrivetevi al canale, non perdetevi nulla, da Taormina è tutto, è sempre fino alla fine. Forza, io sto sudando, c'è una fa terribile.